Ciao Face Night, stay tuned, don't move, honey. Yeah. Ed ora andrà in onda Face Night, gusti e tendenze della Night Life. I love you. Face Night. Ben ritrovati amici di Face Night, siamo qui con una nuova puntata piena di news, piena di sorprese. Mi raccomando, non perdetevela. L'intervista esclusiva con DJ Carmela. L'intervista esclusiva. E ancora un ospite speciale qui per le telecamere di Face Night, DJ Carmela. Buonasera. Oh, ciao. E no, tu sei la regina della scena hip hop partenopea e non solo, diciamolo. Vabbè dai, non esageriamo. Faccio il DJ pop da un po'. No. Io so che tu nasci come ballerina. Giusto? No, no, me lo devi dire anche a loro. Ballerina e poi anche modella. Sì, sì, facevo la ballerina di danza classica. La modella poi... Ho cambiato totalmente DJ pop. Dimmi un po', quando è nata la passione per l'hip hop? Tanti anni fa, ero piccolina e niente, il mio vicinato era principalmente tutti americani, bambini americani, ragazzi americani, venivano, sentivano questa musica, dicevo ma che? Iniziato ad ascoltare, poi fu fatale l'incontro con Lucariello. Fatale fu? Sì, Lucariello, non so, vabbè, cappotto di legno, adesso lui fa tutte queste cose così, però all'epoca lui faceva il rapper. E quindi da là Lucariello, DJ Carmela. Dove abitavi che avevi tutti gli americani nel vicinato? Monte di Procida. Stavi... Tutti italoamericani. L'estate si popola, senti solo americano. What's up? E quindi da lì è nata la passione. Esatto. E dimmi un po', sei stata anche all'estero come lavoro, presuppongo a suonare nei migliori locali internazionali? Sì, sì, sono stata all'estero, però non proprio in qualità di DJ, però nell'ambito Miami, New York, diciamo come ospite infiltrato, dai. Hai girato però, hai girato. Sì, 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 questo sì. Perché ti chiami DJ Carmela? Io so che il tuo nome è un altro, anzi diciamolo. Vabbè, il mio nome è Mariangela, come la figlia di Fantozzi. Carmela e Mariangela, però non hanno un'affinità. No, diciamo poi non so quale nome scegliere, cioè tra Carmela e Mariangela. Come mai hai scelto Carmela? Non l'ho scelto, me l'hanno dato e qui ritorna Lucariello, perché è stato lui che appunto praticamente lui era fissato, Sergio Bruni, la canzone. Me l'ha affibbiato lui? È chiaro, sì, perché quando eravamo piccolini eravamo fidanzatini e lui, esatto, mi dedicava le canzoni nominando le parole di Sergio Bruni e quindi... Però è originale, perché tutti cercano nomi strani... Invece Carmela poi è partenopeo, quindi made in Naples. Senti un po', cosa ne pensi di Facebook o dei social network in generale? Allora, devo dire la verità che se usati bene sono proprio una buona, ottima arma. Anche come pubblicità. È chiaro, soprattutto poi Facebook ha fatto proprio delle chicche, crea l'evento, invita. Cioè, grandioso! Sì, sì, sì! E allora, un saluto agli amici di Face Night. Ok, ciao Face Night! I love you. Face Night. Face Night. Face Night.
Face Night. Face Night. Face Night. Face Night. I love you. Face Night. Playlist. I 10 brani più ascoltati sui dance floor italiani a cura di G-Soul, la playlist di Giuliano Grassi, hit e novità, tutto direttamente dai dance floor. Molto raffinato come sempre, ma adesso una novità. Andrà forte di sicuro, qui in G-Soul adesso un progetto tutto partenopeo. Ottimo lavoro ragazzi, e ora un po' di soulful. Ci piace davvero tanto, ora invece una grande rivelazione. Ancora una grande hit qui in G-Soul. E per finire c'è Christian Marchi. Amici di Face Night, G-Soul termina qui. Un saluto da Giuliano Grassi e ricordate sempre, enjoy the music. Ciao! I love you, Face Night. E sono qui con un addetto ai lavori, il fotografo ufficiale della serata, nome? Gennaro, piacere. Allora Gennaro, di un po' ai nostri amici di Face Night, cosa ne pensi della DJ qui presente, ovvero DJ Carmela? Ma guarda, innanzitutto posso dire personalmente che è veramente una bella ragazza e qui è la prima cosa che è giusto da dire, perché l'occhio comunque vuole la sua parte. Però la musica che ascoltiamo è sua. Indubbiamente, lei fa reggae, fa hip hop, fa questo genere, io più volte mi sono fatto consigliare alcuni pezzi, sinceramente. Ah, bene, bene, quindi è proprio docco come DJ. Sì, ho visto un po' la sua collezione personale, ho detto Carmen, mi devi passare qualche pezzo, allora me li sono presi. Cosa pensi di Facebook? Non mi dire che non sei su Facebook. No, Facebook è ottimo, è una buona macchina. Perché cosa? Signorina. Per donne, ballo, donne. Soprattutto anche se uno vuole organizzare una serata importante. Può andare anche Facebook? Sì. I love you. E adesso la linea a Giancarlo Cavallo con la sua rubrica Disco to Disc. Disco to Disco. Disco to Disco. Grazie per la linea, benvenuti a quest'ennesima puntata di Face Night. Stasera parliamo di un gruppo che sicuramente tutti già conoscete, sono Kool & Gang, che negli anni 70 producevano questa musica funky molto dura, molto bella. Questo gruppo nel 1980, con questo disco, si consacrarono i re della musica dance in tutte le discoteche. Infatti incominciarono a calmare un pochettino questi spiriti dei funk molto up, molto forti, e cominciarono ad andare un po' sul downbeat col basso un po' più rilassato, e quindi crearono questo fantastico disco che non vi nascondo che ancora oggi nelle mie selezioni vintage anni 70-80 ripropongo con un ottimo successo. Il pezzo si chiama Ladies Night, tra poco lo ascolterete e lo vedrete pure, eccolo qui. Romantic lady, single baby, sophisticated mama, come on you disco lady, yeah, stay with me tonight mom, yeah. Fantastico questo video, fantastico soprattutto il look di quegli anni, di questi grandissimi artisti. Adesso parliamo di un pezzo, loro sono gli Sugar Hill Gang.
the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Questo deve essere stato il primo rap passato nella storia delle discoteche, pure targato 1979, fine 79, inizio 80. Il pezzo è il rap Delight. La cosa che voglio comunicare oggi è che questo gruppo Sugar Hill Gang di oltre 25, quasi 30 anni fa è stato riesumato da poco, per dirla tranquilla questa cosa, dal grande Bob Sinclair, ed è sono i rapper che hanno poi costituito il pezzo Lala Song, che in questi momenti stiamo ancora ascoltando nelle discoteche di tutta Italia e di tutto il mondo, ovviamente. Questi sono i Sugar Hill Gang, il primo rap nella storia della disco. Rap Delight è il nome del pezzo. Buon ascolto e buona visione. Coming on late one dark afternoon, reporter stopped me for an interview. She said she's heard stories and she's heard fables that are vicious on the mic and the turntable. This young reporter I did adore, so I rock with this rhyme like I never did before. She said damn fly. Certo che questi dischi mettono una carica sia a vedere i video che a sentire la musica. E rimanendo sempre praticamente nel tema rap disco, adesso passiamo dal 1980 al 1981, appena un anno dopo. Questo signore, che già era un grande produttore, già faceva delle cose un po' latin house già all'epoca, e dopo il successo di Rap Delight disse: voglio fare il disco rap anch'io. Questo bravissimo signore si chiama Joe Batan e il pezzo che ascolteremo e vedremo è Rap o Clap, che adesso parte. Tre dischi questa sera di altissima qualità sonora e produttiva, e li abbiamo seguiti sia per il video che per i fantastici vinili che girano ancora sul nostro bel 1002. E niente, vi voglio ringraziare tutti voi per averci seguito, continuate a farlo. Questa è un'ennesima puntata, ci vedremo alla prossima puntata di Face Night e alla mia prossima rubrica di From Disco to Disco. Ciao a tutti, un bacio. Love you. Face Night. E sono qui con un'altra ballerina della serata hip hop, qui con DJ Carmela, nome? Valentina. E allora, cosa pensi invece di Facebook? Sto pensando di cancellarmi perché mi ha veramente rotto le scatole. Ciao amici Face Night. I'm gonna love you so much, son. What I love you is what I
Fatemi mettere in mezzo. E allora sono qui con i ballerini della serata che hanno dato spettacolo poco fa. Nome? Lorenzo. Dario. Sebastiano. Cristian. Mario. Ah, non ci dimentichiamo dell'altro. Aspetta, aspetta. Nome? Francesco. E allora, voi siete qui a questa splendida serata. Cosa ne pensate della DJ che sta suonando? Ma DJ Carmela ci alletta sempre con le sue musiche. Bravissimo, cioè, ti accompagna. Ottima, si può ballare la musica? Ottima musica. I love you. Face Night. Face Night presents Planet Groove. Planet Groove. DJ Lello Ambrosini. Lello Ambrosini. Ciao a tutti gli amici di FaceNet, da Lello Ambrosini, benvenuti a Planet Groove. Planet Groove è una rubrica di musica alternativa, una rubrica di musica fashion, di ambienti esclusivi. Vi consiglierò ogni volta un CD che mi sta a cuore e che non troverete facilmente nei negozi di musica. Per questa prima puntata volevo consigliarvi il CD City Lounge, formato da ben 4 CD dedicati ognuno alle 4 capitali della musica nel mondo. Planet Groove. Londra, Parigi, New York e Berlino. E dal primo CD dedicato a Londra vi faccio ascoltare Nostalgia 77 featuring Alice Russell, Seven Nation Army, che non è altro che la cover dei White Stripes del 2005, che poi è diventata il nuovo inno della nazionale italiana. Planet Groove, the other side of music. Dal CD Paris vi faccio ascoltare un tipico disco di musica francese, scuola hip hop con influenze anni 30. Vax Taylor featuring Esm, Say Yes, 2009. Planet Groove. Say yes, if you think that you should speak what you feel. Say yes, but the artist that be keeping it real. Say yes, and if you got the spirit stand tall. Say yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Say no to the blood, suck it down, press a man. Say no if you're ready for some buckshot glass. Say no. Dal CD New York vi faccio ascoltare un pezzo funky molto happy. Loro vengono dalla città di Iowa City, sempre in America. Sono i Diplomats of Solid Sound featuring the Diplomats. If you are wrong. Planet Groove. If you're wrong, I don't wanna be right. If feeling good is a crime, I'm put in charge. If you're a criminal, I'll give you a pardon. Bello, vero? Dal CD Berlin vi faccio ascoltare un duo tedesco che fa musica lounge jazz. Loro sono Necta, No Need to Rumble. Planet Groove. L'ultimo brano della rubrica Planet Groove qui su Face Night. Vi ricordo che Planet Groove è anche un programma radiofonico. Il MySpace è www.myspace.com/planetgroovespace. Alla prossima puntata. Ciao da Lello Ambrosini. Avete ascoltato Planet Groove con DJ Lello Ambrosini. I love you. Face Night. Face VIP, le interviste dei personaggi famosi. Face Night VIP. Amici di Face Night, sono qui in compagnia di un grandissimo artista, Cristian De Sica, non ci sono parole. Il rapporto che tu hai con Facebook. Io non ci capisco niente, sono vecchia guardia di internet, non lo so. Adesso c'ho mia figlia Maria Rosa che mi sta insegnando, lei è iscritta a Facebook, mi hanno detto che ci sta uno che parla per me, ma non sono un'altra io. Volta, anche a te, e ogni tutti tanto lo fanno. Fanno questa cosa, quindi io non sono, perché ancora no. Spero di studiarlo un pochino di più con mia figlia e un poi mi volta, ci iscriverò anch'io, sì. Ed è un piacere essere qui con il più piccolo, diciamo, di famiglia De Sica, Brando De Sica. Il tuo rapporto con Facebook o comunque con i social network? Guarda, io ho conosciuto il network Facebook quando ero
sei anni fa a Los Angeles, perché all'inizio Facebook era un portale network per collegare gli studenti delle università americane, quindi noi attraverso Facebook ci passavamo i compiti, l'orario delle lezioni e le informazioni relative all'università. Dopodiché è diventato un social forum molto divertente e io grazie a Facebook continuo a mantenere appunto i rapporti con i miei amici a Los Angeles e nei vari paesi. Utile e dilettevole, diciamo. Utile e dilettevole. Mentre il rapporto con la notte o comunque con la vita mondana, tu cosa fai la notte? Ho vissuto molto la notte, ne ho fatta tantissima di vita mondana, adesso a 26 anni sto cercando di concentrarmi un pochino più sul lavoro che mi dà più soddisfazione, sono in un momento della mia vita appunto che vado a letto presto, come diceva Robert De Niro in C'era una volta in America. Noi ti facciamo un grande... Perché se no non riesco a scrivere. No, le idee non arrivano. Però amo ballare, amo la musica. E allora noi ti facciamo... Niente Ibiza quest'anno. Peccato, potevamo incontrarci, mannaggia. L'ho fatta io, L'anno scorso? 6 anni, no, l'ultima volta 2 anni fa. Peccato, allora, con la speranza di rincontrarti a Ibiza magari. Saluto agli amici di Face Night. Face Night? Un saluto agli amici di Face Night, come dito anche così. Ci vediamo a Ibiza. Grazie. I love you. Face Night. Ed ora per tutti i single arriva SOS Amore. SOS Amore. Ciao, sono Gianni, ho 20 anni, vengo da Napoli. Nella vita la mattina studio e la sera lavoro in un pub inglese come barman. Sono un ragazzo molto simpatico, estroverso, mi piace stare in mezzo alla gente, infatti vengo spesso a ballare a queste serate, ci si diverte e cerco una ragazza, la classica tipa mediterranea, capelli scuri, carnagione scura. E se vi posso interessare votatemi al numero in sovraimpressione, mi raccomando votatemi in tante, vi aspetto. Allora, buonasera, sono Vicky, ho 24 anni, studio alla facoltà di biologia, nella vita lavoro anche, faccio l'animatrice per bambini, mi auguro di laurearmi al più presto, che dire, cerco un ragazzo simpatico, carino, che sia moro soprattutto. Niente, se mi volete votare, ve ne sono grata. I love you. E come potete vedere, amici, finisce così un'altra puntata targata Face Night. Da Roberta è tutto, io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Se vuoi anche tu le telecamere di Face Night, scrivi a info@facenight.tv. Oppure chiama al 334-9272-722. Per info visita il sito www.facenight.tv. Inoltre ci trovi anche su Facebook. Cerca le telecamere di Face Night o Face Night Italia. TV web ufficiale.